Venditore efficace ti aiuta ad ottenere più vendite, più tempo libero e più relazioni di valore. A cura di Piero Salomoni. Ciao, io sono Piero, ti do il benvenuto in una nuova puntata di Venditore efficace. Oggi per la rubrica L'Avvocato risponde abbiamo come ospite l'avvocato Riccardo Marini che ci aiuterà a rispondere al quesito legale del giorno. Riccardo, vorrei chiederti adesso qualcosa riguardante proprio la concorrenza tra le aziende mandanti. Spesso si legge nei contratti all'agente è fatto esplicito divieto di trattare sotto qualsiasi forma affari con ditte che siano comunque concorrenti alla preponente. Chi sono in realtà i concorrenti della preponente ed è rischiosa secondo te questa clausola? Cioè come si deve comportare l'agente di commercio? I concorrenti dell'agente e della ditta sono sostanzialmente tutte le case mandanti che producono prodotti o servizi che sono, diciamo, tendenti a soddisfare lo stesso bisogno del prodotto che produce la casa mandante. L'esempio potrebbe essere, non lo so, se una ditta produce, che ne so, caldaie e un'altra ditta produce pompe di calore, sono due prodotti diversi, però sostanzialmente assolvono allo stesso problema per il consumatore o per il cliente. Per cui sicuramente queste due aziende si possono definire in concorrenza l'una per l'altra, per cui per la gente potrebbe essere piuttosto difficoltoso, nel caso diciamo ci fosse una clausola di questo genere, ma piuttosto anche in generale sostenere due mandati analoghi per la stessa zona, naturalmente, per cui per le zone diverse invece lo potrete tranquillamente fare. In linea di massimo, comunque, rispetto a questa questione della concorrenza, è sempre molto importante leggere attentamente le clausole, capire che cosa c'è scritto in concreto e poi soprattutto si può anche tenere in considerazione quella che è l'evoluzione normale e naturale del rapporto. Pure ad esempio, se tornando all'esempio che abbiamo fatto prima, la casa mandante che mi abbia affidato le caldaie sia stata consapevole per 5, 10, vari anni, il fatto che io comunque contemporaneamente avessi un mandato anche per le pompe di calore o comunque per un prodotto analogo e simile di questa natura e ne fosse consapevole e la gente abbia la possibilità di dimostrare la consapevolezza e diciamo la quiescenza in una certa misura della casa mandante, bene, si potrebbe tranquillamente sostenere, salvo che non ci fosse nel contratto una clausola specifica contro questa condotta, che quindi la gente non abbia violato la concorrenza, perché come regola generale il contratto si deve interpretare anche alla luce della condotta anche successiva che le parti abbiano tenuto. Però francamente Piero, è davvero difficile dare una linea generale, perché qui è importante veramente verificare nel dettaglio sia le clausole contrattuali che soprattutto i fatti per come si sono svolti. Ecco, mi viene da pensare una cosa, il fatto magari di all'interno del contratto sottoscrivere e scrivere quali sono le aziende mandanti che all'atto della firma del contratto l'agente sta rappresentando, potrebbe essere una soluzione che risolve questo problema? Beh, questa è una soluzione assolutamente definitiva e anzi è quella che secondo me tutela nel miglior modo possibile l'agente. Perché in questo caso l'esclusiva, cioè che vale sia per l'agente che per la casa mandante, cioè il fatto che sia la casa mandante non possa operare con più agenti per la stessa zona e l'agente non possa rappresentare più ditte per lo stesso ramo, gli stessi prodotti nella stessa zona, è una clausola che è sempre derogabile dalle parti. Per cui in presenza di una clausola del tipo di quella che tu mi hai appena detto, per cui dice sì io agente, però guarda che o rappresento la ditta X, la ditta Y e la ditta Z, in questo caso la casa mandante non potrà mai eccepire nulla contro la gente. Per cui se ci si trovi in questa situazione e si debba andare a sottoscrivere un nuovo mandato di agenzia, è assolutamente fondamentale e raccomandabile operare nel modo in cui tu hai suggerito, perché con questa clausola la gente si mette al riparo da qualsiasi problema. Anche per questa puntata è tutto, ti saluto e ti aspetto alla prossima puntata. Ciao!